regalo alla regina, alla sposa. Il 15 e 16 aprile si è svolto a Napoli un itinerario di studio per docenti su arte e fede, organizzato dalla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna insieme all'Istituto di Scienze Religiose Santi Vitale Agricola di Bologna. Titolo del corso: La parola nella pietra, teologia e arte nei capolavori di Napoli. I partecipanti al corso hanno potuto conoscere, attraverso le lezioni in vari punti della città dei professori Marco Tibaldi e Jean-Paul Hernandez, il legame tra le rappresentazioni artistiche che hanno preceduto l'età cristiana, soprattutto quelle greca e romana. In particolare si è sviluppato il tema della continuità-discontinuità tra le religioni pre-cristiane e quella cristiana, con un'attenzione particolare alla rappresentazione della morte. Siamo davanti alla chiesa del Gesù Nuovo di Napoli per questa bellissima esperienza guidata da padre Jean-Paul Hernandez, che è un esperto di storia dell'arte e di spiritualità soprattutto. La formazione più efficace si fa andando a vedere le opere d'arte che hanno contraddistinto la nostra tradizione. Le differenze sono anche questo rapporto al magico, al sacro, che è diverso nella prospettiva cristiana rispetto a quello che era nel mondo pagano, però certamente è un cristianesimo, il cristianesimo è una fede che parla la lingua di questi popoli che avevano già sviluppato una sensibilità spirituale e antropologica enorme.